Made in per merci extraeuropee. Sistri, tre incontri sulla gestione delle operazioni per via telematica. Il professor Feltrin incontra i dirigenti di Confartigianato Udine. Al via la seconda edizione della scuola per genitori. Visita alla Autumn Trade Fair di Dubai. Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia. Buonasera e ben ritrovati da Impresa Diretta. Un risultato importante per le nostre imprese che premia l'impegno di Confartigianato per includere anche i prodotti semilavorati e intermedi nella tutela del Made in Italy. Questo è il commento del presidente di Confartigianato Udine, Carlo Faleschini, in merito all'approvazione da parte del Parlamento europeo del regolamento sull'etichettatura obbligatoria per le merci extra Unione Europea. È stata segnata una tappa importante, sottolinea Faleschini, per la battaglia di Confartigianato. Finalmente, anche a livello europeo, sta crescendo la consapevolezza che la qualità dei prodotti manifatturieri non si difende a parole, ma con atti concreti ed efficaci. Si tratta di un significativo risultato del nostro impegno per difendere e valorizzare con norme certe il nostro patrimonio produttivo e garantire ai consumatori la certezza di conoscere la provenienza della merce che acquistano. Sarà operativo dal 1 gennaio 2011 il Sistri, sistema di tracciabilità dei rifiuti, e quindi dall'anno prossimo le imprese iscritte saranno tenute ad effettuare le operazioni di carico e scarico esclusivamente per via telematica. Per illustrare come accedere al sistema e come gestire il registro telematico nonché la scheda Sistri, Confartigianato Udine, su iniziativa di Cata Confartigianato FVG nell'ambito del progetto Volo, organizza una serie di incontri gratuiti riservati alle imprese associate che devono iscriversi a Sistri in qualità di produttori di rifiuti. Gli incontri si terranno a Udine l'11 novembre, a Tolmezzo il 16 novembre e a Latisana il 17 novembre, tutti a partire dalle 18. Per partecipare è sufficiente compilare ed inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.confartigianatoudine.com. Si è tenuto giovedì 28 ottobre a Udine, nell'ambito del programma Formazione Dirigenti 2010, un incontro con Paolo Feltrin, componente del Comitato Scientifico di Rete Imprese Italia, che ha parlato di evoluzione della rappresentanza. Il servizio. Questa volta la crisi ha riguardato tutti e quindi non è che riguardi gli artigiani o gli industriali o i commercianti o l'edilizia. Questa volta, essendo una crisi generale, che non dipende da noi, che ce la siamo portata da fuori, come dire, mal comune mezzo gaudio, insomma, ecco, questa è la prima osservazione. E di conseguenza anche se ne esce tutti assieme, quindi la prima strategia è provare a fare un minimo di solidarietà, di unione, eccetera. Secondo punto, guardare all'estero, cioè la crisi si supera di tanto in quanto chi esporta riesce ad esportare di più, perché si trascina dietro anche tutte le filiere, tutte le catene di subfornitura, tutti i collegamenti tra varie aziende. Terzo, e di conseguenza anche aumentare il turismo, perché uno dei modi di esportare è quello di importare turisti, che è la stessa cosa dal punto di vista commerciale. Dico questo perché in una provincia come questa, se non fa questo non si capisce chi dovrebbe farlo. E sentiamo cosa ci dice in proposito la neoeletta presidente nazionale del Movimento Donne Impresa, Edgarda Fiorini. Noi ci siamo fatti conoscere prima il presidente, poi io nel tempo, per le cose che facciamo più che altro, e spero che sia questo, cioè il fatto di essere sempre propositivi, sempre stimolanti, ma soprattutto anche proponenti, cioè noi abbiamo sempre portato delle cose al nazionale che sono state sposate bene e quindi di conseguenza credo sia il coronamento di un lavoro di tanti anni sia da parte del presidente Faleschini che poi anche nel mio piccolo, anche il mio.
di metodi del lavoro adottato in Friuli con gruppi di lavoro, la formazione e l'aggiornamento hanno premiato? Assolutamente sì, devo dire soprattutto anche la formazione, perché noi sia come Movimento Donne Impresa negli anni, già col precedente gruppo, ma soprattutto con il periodo che ho avuto l'onore di presiedere, abbiamo puntato moltissimo sulla formazione, e questo alla fine ha pagato, perché lo vediamo anche nella attuale presidente di Udine, quindi direi un bel lavoro. Ha preso il via giovedì 28 ottobre al Teatro Palamostre di Udine la seconda edizione della Scuola per Genitori. Ospite della prima serata, direttore scientifico della scuola, lo psichiatra Paolo Crepè, che presentato da Michela Sclausero, presidente del Movimento Donne Impresa, e Alberto Dreossi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine, ha trattato il tema dell'educare all'autonomia. Come preparare la valigia della sicurezza ai figli sarà invece il contenuto della seconda lezione della Scuola per Genitori, in programma per venerdì 12 novembre con la psicologa e psicoterapeuta Rosanna Schiralli. Ricordiamo che Rosanna Schiralli, sempre il 12 novembre, a partire dalle 18 a Udine Gorizia Fiere, parlerà di l'educazione emotiva nei nidi, nuovi orientamenti per la promozione del benessere, della sicurezza e dell'autonomia nei bambini, in un convegno aperto a tutti gli interessati è promosso dal Movimento Donne Impresa nell'ambito della Settimana Provinciale della Solidarietà, in programma a Udine dal 9 al 15 novembre. Tra le autorità presenti all'incontro, il presidente provinciale Pietro Fontanini e l'assessore provinciale alle politiche sociali Adriano Piuzzi. Dall'11 al 16 dicembre Confartigianato Udine, con il supporto della Regione e della Provincia di Udine, organizza la visita e la partecipazione con uno stand istituzionale gratuito alla Fiera Internazionale Autumn Trade Fair di Dubai. Si tratta di un'importante fiera campionaria che coinvolge più settori quali abbigliamento, accessori, moda, cosmesi, mobile, artigianato artistico. Per informazioni e adesioni contattare entro lunedì 8 novembre l'Ufficio Affari Comunitari di Confartigianato Udine al numero che vedete in sovrimpressione. Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e buona serata. È difficile raccontare con le parole le emozioni e i ricordi delle nostre vite dedicate al lavoro. Ed è grazie a chi ci ha sostenuto che ora possiamo sfogliare la nostra storia. Tutte le piccole cose di ogni giorno che hanno reso grande la vita di noi artigiani. E di chi ci è rimasto vicino per guardare lontano. Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia.